È arrivato il momento della consueta rubrica di Dimitri Buffa, dal titolo Rivolte arabe e dintorni. Chiamiamo subito Dimitri che sta aspettando la nostra chiamata e vediamo se Dimitri ci risponde. Oggi dovrebbe essere dotato di un nuovo strumento tecnologico, Dimitri Buffa. Vediamo se ci risponde. Ecco Dimitri, è in collegamento Dimitri, aspettiamo che arrivi anche il video. Vediamo perfettamente anche il video, devi solo migliorare un po' l'inquadratura, Dimitri. Ecco, sì. Oh, perfetto, adesso veramente perfetto, favoriamo l'ingresso in video, anche in video, di Dimitri Buffa. Allora, Dimitri, innanzitutto come stai? Fa Insomma, comincio a sentire il freddo, l'età si fa sentire. un po' freddo, si fa sentire per tutti il freddo. Settimana molto intensa questa, anche questa settimana è stata molto intensa, sia diciamo sul fronte del Maghreb, del Medio Oriente, anche sul fronte della politica italiana. Da dove vogliamo partire, Dimitri? Ecco, Beh, forse desti premi Nobel. sarà il caso. Raccontaci un po' qualcosa, qualche tua riflessione a proposito. Beh, diciamo che quello dello Yemen non mi convince tantissimo, Perché? perché questa qui è comunque un islamista di questo partito che si chiama Islaha, cioè la riforma. È vero che ha tenuto testa, come dicono i giornali, a tutti i barbuti di casa sua, però è anche vero che va acconciata come una vedova sarda, insomma. E vabbè, tu mi dirai che in Yemen non si può volere di più, troppo di più. Sia come sia, io nutro qualche diciamo perplessità su questa candidatura al Nobel, che d'altronde, insomma, sai, abbiamo dato il Nobel pure ad Arafat, non sarebbe la prima volta. Invece, tutt'altra cosa le due donne della Liberia, il capo di Stato e l'attivista dei diritti umani, perché queste, io facevo anche una riflessione, che nell'Africa nera, quella che veniva chiamata una volta Africa nera, ma che poi in realtà sarebbe l'Africa, diciamo, più vera, l'Africa centrale, L'Africa equatoriale. la democrazia si è in qualche maniera espansa più velocemente, in maniera più convincente che nei paesi del Nord Africa che sono arabi, diciamo, arabo-islamici. Forse perché è mancata, tu dici, la contaminazione, una contaminazione monoteista, quindi vi erano ancora le credenze religiose. Non so se è per questo, è che comincio a pensare che l'Islam, come il cattolicesimo, sono due religioni del tutto incompatibili con una visione liberale del mondo, non incompatibili con una visione di tipo democratico, ma parliamo di democrazie sempre autoritarie. Cioè si riesce ad arrivare all'accettazione del responso delle urne, però poi quando uno vince si prende tutto, compresa la libertà dei propri cittadini. E quindi questa cosa a me non convince moltissimo. E niente, per il resto abbiamo visto che in Yemen c'è stato il ritorno di Saleh, che dice che vuole anche lui aprire democraticamente, però quando dicono così, parafrasando il famoso gerarca nazista Göring, ci sarebbe da mettere subito mano alla rivoltella. Perché in realtà sembra che stiano studiando semplicemente un sistema per rimanere in sella anche dopo una consultazione democratica e non cambiare fondamentalmente un bel nulla, ecco. A proposito della tua affermazione di prima, Stefano Bilotti dalla chat ti chiede, e quindi la democrazia liberale dove sta, visto che pure i vichinghi erano cattolici? Beh, insomma, i vichinghi cattolici erano Sì, cattolici, dice. i vichinghi Lo sono cattolici, a diventati forse. forza, sì, sono stati convertiti a forza. No, la democrazia liberale diciamo che sta più facilmente nei paesi cristiano-protestanti e riformati, come si suol dire, no? E certo che sarà un caso, ma tutti i paesi che hanno avuto
un'invadenza della religione cattolica nella loro stessa tradizione, mettiamo l'Italia, mettiamo la Spagna, sono arrivati molto dopo la democrazia e ci sono a volte arrivati anche in maniera imperfetta. Questo è più il caso dell'Italia che della Spagna, come sappiamo. Certo. E dunque, per tornare invece al Maghreb e al Medio Oriente, quali novità ci sono dalla Libia, dalla Tunisia, dalla Siria? In Tunisia c'è stato un attentato islamista che hanno anche arrestato da poco uno di quelli che ritengono essere stati gli artefici. Questo l'ho visto prima in agenzia e pensavo di poterlo leggere direttamente. Allora, vediamo un po' se la ritroviamo subito, perché l'attentato c'è stato praticamente oggi, se ho capito bene. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Così leggiamo. Sì. A una stazione privata di televisiva tunisina. Praticamente, secondo quasi 300 persone hanno attaccato questa stazione, e solamente perché, e questo è veramente grave, trasmetteva il film franco-iraniano Persepolis, quello della ragazza che ha raccontato tutta le disavventure della propria famiglia sotto Khomeini, quelle che poi che era un fumetto, no? Il film fatto dal suo fumetto. Adesso non mi ricordo come si chiama, Margiani mi sembra che si chiamasse lei, non mi viene in mente, c'ho anche il fumetto a casa, peraltro ho anche visto il film. Questo fa pensare molto, perché ci sono stati nei mesi scorsi gli attacchi al cinema, adesso gli attacchi alle TV private. Questi salafiti sarà un caso, ma da quando è ritornato Gannucci sono diventati attivi, che prima non erano così. Adesso tutti i sondaggi dicono che sto partito è nata, potrebbe essere tra i primi, se non il primo. E io compiango i tunisini, non vedo nulla di buono per loro, esattamente come non vedo nulla di buono per la Siria, che sappiamo cosa è successo, veramente grave, all'ONU. Due giorni fa la Russia e la Cina hanno praticamente bloccato anche quel timido tentativo europeo di fare delle sanzioni blande, e quindi hanno... Proprio quando si tratta di sostenere i dittatori, la Cina e la Russia vanno a braccetto. Poi il nostro premier va a festeggiare il compleanno di Putin a Mosca. Vabbè, lì perché forza gnocca russa praticamente. Ce ne deve essere parecchia lì nelle dace di Putin. Tu pensi che Putin gli abbia organizzato un bunga bunga? Quasi sicuramente. E non credo che sia neppure la prima volta, e penso francamente che vada lì più che altro per questo motivo. Ma quindi non per parlare di oleodotti o gasdotti. Esatto, ma lì sai, oleodotti, gasdotti, c'era una persona che notava, un analista l'altro giorno, non so se era Radio Radicale, ma ha fatto notare mia moglie che sia Radio Radicale, che praticamente da quando sono scoppiate le rivolte nella Nord Africa, sarà un caso, ma quasi tutte le più grandi cose petrolifere, le compagnie europee, compreso l'ENI, stanno studiando il piano B, che prevede l'espansione proprio a est. Mm-hmm. Okay. Cioè fare degli oleodotti che prendono il gas russo, perché comunque sia lì la situazione è più stabile. Tornando alla Siria, è anche notizia dell'altro giorno che quando è andato il ministro degli esteri turco praticamente a portare l'ultimatum turco, perché la Turchia gli ha imposto già delle sanzioni, diciamo, unilaterali del paese, no? Ed è andato lì, ha avuto un colloquio abbastanza drammatico, e Assad ha detto che la Siria è pronta ad attaccare Israele. Probabilmente voleva impressionare, chi lo sa, proprio l'interlocutore turco. Fatto sta che non credo che gli abbia scucito un baffo, anche perché la Turchia, in una analisi nuova, ma secondo me abbastanza, come si può dire, logica e credibile, che è stata fatta lunedì durante il convegno organizzato da Fiamma Nirenstein alla Camera dei Deputati nella Sala delle Colonne, Barry Rubin vede questo iperattivismo turco di Erdogan e di tutta la diplomazia turca in chiave anti-israeliana
in realtà come una lotta sunnita sul corpo di Israele per strappare l'appoggio che in questo momento Hamas ha dall'Iran e dà all'Iran. Una specie di gara a chi è più anti-israeliano per riportare però Hamas nell'alveo sunnita, perché la Turchia teme l'Iran. La Turchia praticamente ha un neo-ottomanesimo sunnita che sta tentando e sta cercando di fare presa su alcuni paesi in realtà arabo-islamiche, tra cui quella palestinese, facendo credere che il vero antisionismo doc, chiamiamolo così, sia di matrice sunnita, perché loro in realtà hanno molto più paura di una predominanza iraniana, persiana e sciita nella regione di quanto non gli dia fastidio Israele. Israele tutto sommato è solo il capro espiatorio e la scorciatoia con la quale ottenere consenso. Invece l'Iran è una vera minaccia. E ora che l'Egitto in qualche maniera non gliela fa a contrapporsi, la Turchia è diventata iperattiva. Mm-hmm. E la Turchia ha imposto di fatto per prima le sanzioni alla Siria, ancora prima di quanto si sia deciso a farlo l'ONU o l'Unione Europea, proprio perché la leadership siriana è in qualche maniera, essendo alawita, piuttosto vicina alle istanze degli sciiti, se non essa stessa definibile come tale. E quindi ha parlato a suocera perché Nuoro intenda, e Nuoro sta a Teheran, bene o male. Certo, anche perché diciamo il ruolo di Erdogan è diventato, sta cercando di sfruttare la sua popolarità per cercare di farsi una rete, diciamo, nella zona anche del Maghreb, e rispetto a questo è chiaro che l'Iran invece attraverso la Siria ha un interesse uguale e contrario, perché insomma non credi che sia così? Guarda, l'Iran si è già preso un pezzo della regione attraverso il Libano e gli Hezbollah, poi era riuscita molto bene la penetrazione a Gaza. Ora, se a Gaza noi vediamo arrivare le navi turche, non so se è per rompere il blocco israeliano e per creare una guerra con Israele, che ritengo remota, ma mi domando se non sia per fare una prova muscolare con l'Iran. A proposito poi di Turchia, Israele e NATO, clamorosa la notizia che ho visto su nessun giornale, però sull'Ansa c'era, di lo scorso 7 ottobre, con la quale è una di Anne Cronos, no? Leon Panetta, il capo della CIA, si è fatto scrupolo di dire ai turchi che Israele non avrà accesso alle informazioni di intelligence dello scudo antimissile che la NATO sta sviluppando per proteggersi da eventuali attacchi provenienti dall'Iran o da altri stati canaglia. Ora, questo scudo praticamente dovrebbe servire a Israele tutto sommato per primo, no? Certo. E invece Israele sta fuori dalla NATO praticamente. La Turchia difenderà questo segreto proprio per non difendere Israele. Più che altro la Turchia pretende assolute rassicurazioni che Israele, in quanto comunque sia amico della NATO e quindi in qualche maniera come si può dire, di fatto coinvolto nei segreti NATO. È stata un po' anche un'escusatio non petita, uno potrebbe anche dire questo sulla pensata di Leon Panetta. Però certo che fa pensare molto questa cosa qui. E quindi è una delle cose che sono successe in questa settimana. E se vediamo, sta tutto convergendo in un accerchiamento contro Israele. Abbiamo la Turchia, abbiamo la Siria che minaccia di attaccare Israele al primo missile NATO che gli dovesse arrivare in conseguenza del proprio comportamento di regime nei confronti dei cittadini. Vediamo che anche l'Iran si agita. Si è creato un grandissimo problema di stallo in tutte queste
rivoluzioni nordafricane, che sono assolutamente partite bene e con i presupposti giusti, sono state popolari e credo in una certa misura anche liberali, ma non si è riuscito, per colpa penso anche europea, ad evitare che deragliassero. Beh, ma io non parlerei ancora di deragliamento, diciamo che siamo in una fase in cui ancora non si sa esattamente dove andranno a parare, però io non credo che chi è stata l'anima della rivolta, cioè soprattutto le giovani generazioni, le menti più illuminate di questi paesi che sono scesi nelle strade, ricordiamo, hanno affrontato il fuoco di chi gli sparava addosso e che loro con la non violenza hanno risposto, quindi io non sono così sicuro che si andrà a finire verso qualcosa che sarà inevitabilmente anti-israeliano. Ad esempio, proprio parlando della Siria, il popolo siriano, io non credo che sia che abbia nei confronti di Israele l'ostilità che invece ha il dittatore che opprime il popolo siriano. Cioè, non sarei così pessimista, Dimitri. Capisco che il quadro attuale della situazione è quello per cui abbiamo Israele, che è l'unica democrazia di fatto esistente in quell'area geopolitica, e poi le minacce, come ti dici, arrivano dalla Turchia, arrivano dalla Siria, arrivano dall'Iran, potrebbero arrivare dall'Egitto, se non arrivano già. Quindi è chiaro che sembra un assedio nei confronti di Israele. Però io non direi ancora l'ultima parola sul destino delle rivolte arabe. Temo che almeno dalla Siria l'opinione pubblica sia assolutamente mal disposta verso Israele. E anche l'Egitto non ha dato questa cosa. Altri paesi hanno superato da tempo questo tabù, per esempio la stessa Tunisia, nonostante che la Tunisia sia stata anche la sede dell'OLP per moltissimo tempo e che sia stata pure bombardata da Israele proprio per questo motivo, o meglio, è stata bombardata la sede dell'OLP a Tunisi. Però l'ostilità contro Israele in paesi come la Siria e l'Egitto, che comunque sono due paesi che non dobbiamo dimenticare hanno avuto delle guerre, sono stati sconfitti negli ultimi 30 anni proprio dagli israeliani, e questo crea comunque, insomma, è come noi con l'Austria, non è che la massimo molto anche subito dopo la prima guerra mondiale, che poi per giunta l'avevamo anche vinta, ma abbiamo continuato a non amarli per molto tempo, non li amavamo nell'epoca delle guerre di indipendenza e via di seguito. La situazione, il fatto è che è sfuggita di mano all'ONU, all'Unione Europea, a tutti quanti, nessuno sa bene, si attende semplicemente l'evoluzione elettorale sia in Egitto che in Tunisia, che saranno i primi due responsi, perché poi negli altri paesi, nello Yemen, nella Siria, nel Bahrain, è venuto pure a Roma un esponente del Bahrain, che adesso mi sfugge il nome, ha tenuto una conferenza e lui è un liberale vero, ha raccontato delle cose piuttosto interessanti su quella realtà, su come l'Arabia Saudita abbia tentato di reprimere quella rivolta, sempre per paura che comunque il Bahrain entrasse nell'orbita iraniana, dimenticando che il Bahrain proprio nella metà degli anni 60 fece un referendum con il quale si staccò dall'Iran, e l'Iran considera ancora una propria provincia il Bahrain, che poi vuol dire piccolo mare, no? In arabo. E noi dobbiamo aspettare questi responsi elettorali in Tunisia e in Egitto, dopodiché non ci si potrà più manco tanto mettere la testa come gli struzzi sotto terra, perché se lì vincono dei movimenti politici di ispirazione islamica come Ennahda, come i Fratelli Musulmani e così, sì, hai voglia a fare il distinguo di Sabrina Gasparrini quando sta in collegamento con Bordin. Di fatto questa gente ha già fatto, avallato una politica terroristica che ha portato a 5 attacchi al gasdotto egiziano in pochi mesi, più l'assalto all'ambasciata al Cairo, in Tunisia a bruciare svariate sinagoghe e a questa situazione un po' preoccupante contro tutte le veramente lì, non solamente contro Israele, ma proprio contro i liberali che stanno lì. Se addirittura viene considerato blasfemo il film fumetto di questa qui contro Khomeini, fa pensare molto a quello che bolle in pentola. Io francamente, forse fossi stato nei tunisini, non avrei avuto nessuna fretta di fare rientrare dall'esilio questo capo di Ennahda.
che sarà una coincidenza, ma da quando è rientrato lui la rivoluzione tunisina ha preso tutta quanta un'altra, pur senza gli estremi dell'Egitto, ma ha preso comunque un'altra piega. Io so di moltissimi amici tunisini, compreso il nostro amico cuoco Ismail, che a proposito anche lui... Come sta? Lui sta ancora alla ricerca di un lavoro e bisognerebbe che qualcuno, anche qualche imprenditore radicale, se non lo vogliono assumere come cuoco, un'altra cosa che possono fargli fare è il maestro di tennis, perché pare che sia bravissimo, e chiunque abbia un circolo di tennis, un maestro di tennis non è che impegna molto, oltretutto lì non è nemmeno assunto, dategli la possibilità di insegnare, si crea la sua clientela e campa così, si campa anche abbastanza bene facendo i maestri di tennis. Notevolmente sì. Senti Dimitri, allora io vorrei riservare questi ultimi 5 minuti ad una proposta che tu hai scritto in chat, che volevi proporre una nuova rubrica a TV Radicale. La Corte Costituzionale spiegata al popolo. Spiegaci un po' di cosa si tratta. Beh, guarda, faccio un esempio subito. L'elezione di Mattarella, oppure questa ultima sentenza che ha di fatto salvato il culo a Formigoni. Ora, quando si parla delle sentenze della Corte Costituzionale, si è abituati a farlo con la boccuccia culo di gallina e pieni di grande sudditanza psicologica. Non è il caso, perché spesso dietro anche a montagne e montagne di pagina si nasconde un nocciolo di decisione che è piccolo così e che spesso si può riassumere in perché, perché sì, perché, perché devo togliere le castagne dal fuoco al regime. Non a caso Pannella usa questo famoso cupola suprema della mafiosità partitocratica, ecco, pure senza volere per forza arrivare a copiare nella citazione Pannella, io sono d'accordo che queste persone stravolgono spesso la loro giurisprudenza, e allora quello che sarebbe bello è settimanalmente spiegare, in questo caso adesso dovremmo spiegare questa sentenza qui e stiamo aspettando che esca ardentemente, certo. Ma in genere tantissime altre cose, per esempio un'altra cosa che pochi sanno, tante cose da dire, no? Telefonate, sì, esempio, arrivate fatte da Presidenti della Repubblica, componenti della Corte Costituzionale. Sì, quello nel passato. Referendum. Quello nel passato, però anche nel presente e temo anche nel futuro. Fra l'altro un'altra cosa che pochi sanno, a proposito di federalismo, che per me è una boiata pazzesca, quasi come la corazzata Potionkin, è che da quando ci sta quella specie di piccolo federalismo che ha fatto quello Bassanini con le sue leggi che sono seguite alla riforma degli ultimi degli articoli, mi ricordo che era il titolo quinto, quelli da 111 a 117, fatta dalla sinistra a colpi di maggioranza, la Corte Costituzionale è ingolfata di ricorsi dello Stato contro delle regioni e delle regioni contro lo Stato, e in genere anche di giudici contro alcune leggi regionali, che stanno completamente intasando a livello del 50-60% tutta il coso anno di decisione della Corte Costituzionale. Praticamente non c'è quasi legge costituzionale, legge regionale che non passi prima o poi al vaglio, e con una frequenza di almeno il 70% queste leggi sono tutte fatte con i piedi e vengono dichiarate in tutto o in parte incostituzionale. E beh, di tutte, insomma, le regioni. Sarà interessante approfondire questa cosa, chiaramente ne parleremo col direttore alla prossima riunione di redazione, alla quale potresti partecipare anche te, se ne hai voglia, e che di solito la facciamo il martedì sera. C'è un'altra domanda che però ti voglio leggere prima di chiudere la trasmissione, da parte di Stefano Bilotti dalla chat, il quale scrive: Dimitri, hai mai fatto caso che popolazione e territorio non in equilibrio segnano tutti i luoghi di conflitto poi etichettati come etnici o religiosi? Beh sì, in parte ci ho fatto caso, comunque mi pare una segnalazione intelligente. Il problema è che più che quelli non in equilibrio stanno a diventare una realtà quelli in equilibrio. Perché purtroppo, soprattutto nei paesi ancora in via di sviluppo, i conflitti etnici e religiosi ci sono dappertutto. Non c'è niente da fare. A volte sono sopiti, a volte sono soppressi, a volte repressi, a volte latenti, ma ci sono dappertutto. E io vorrei concludere
con una, allora, con una doppia notazione. Intanto voglio partecipare al dolore del mondo per la perdita di questo grande genio che è stato Steve Jobs, che francamente se morissero più politici e meno geni il mondo starebbe meglio, no? Un po' come è capitata la fortuna ai polacchi, che ne sono morti 60 in un solo scontro aereo. Non auguriamo queste cose, Dimitri. Magari ragioniamo positivamente, se nascessero più geni e meno politici sarebbero meglio, sarebbe meglio, più che parlare. Beh, però, però anche la morte, siccome proprio Steve Jobs ha detto che la morte, sì, è stata la migliore, sì, invenzione, perché della vita, in talvolta potrebbe essere usata. Poi voglio partecipare della mia condoglianza al popolo belga, che dopo quasi 2 anni che non aveva avuto il governo, che tutto andava così bene, purtroppo adesso ha trovato un italiano che gli ha formato il governo. Io spero per loro che questo non sia per loro l'inizio della fine, perché il Belgio non aveva avuto più problemi di tipo economico da quando non aveva più avuto un governo. Anche questo fa molto pensare. Allora, in zona Cesarini, l'ultima domanda da parte di Darietto, il quale chiede: sono possibili in quelle aree forme di sovranità popolare o saranno inevitabilmente pilotati dalle situazioni geopolitiche condite dallo scudo religioso? E questa domanda da $1 milione. Purtroppo sono ancora troppo legati a... il vero muro di Berlino che deve cadere è lì, perché loro questa concezione autoritaria l'hanno ereditata dall'Unione Sovietica, ma contrariamente ai paesi dell'Est, quando è caduto il muro non se ne sono liberati. I loro rais sono tutti quanti rais che hanno studiato alla scuola sovietica, quello siriano, quelli egiziani, quello tunisino che ci stava prima e quello ancora prima. Quindi loro sono rimasti legati a questa concezione autoritaria delle democrazie, le famose democrazie popolari. E in più la minaccia islamista è sempre stata anche un ottimo pretesto per mantenere il pugno di ferro sulla gente. E purtroppo adesso che non c'è il pugno di ferro, questa minaccia non c'è nessuno che la riesca a contenere. Questo è il dato di fatto. Bene Dimitri, io ti ringrazio, il tempo a nostra disposizione si è esaurito. L'appuntamento è chiaramente per domenica prossima, la consueta rubrica di Dimitri Buffa rivolta a Rabe dintorni. Io ti invito così in diretta. Attenzione, attenzione, domenica prossima, già ve lo dico, che bisognerà farla in registrata perché ci sta il famoso derby Roma-Lazio, quindi per me sarà un po' difficile. La facciamo in registrata allora. Farla in registrata. Intanto ti ricordo allora martedì sera, se vuoi partecipare alla riunione di redazione proprio per proporre questo nuovo format sulla Corte Costituzionale. Bene, salutiamo e ringraziamo Dimitri Buffa. Ciao Dimitri. Ciao a tutti. Ciao Dimitri, ritorniamo nello studio di Lecce, chiudiamo la comunicazione con Dimitri Buffa e